Ma la lotta di Newman è solo all'inizio. Porta il suo caso in tribunale. Seguendo la procedura prevista dalla legge, il giudice nomina un esperto in normative sui brevetti e in questioni scientifiche per capire se l'invenzione di Newman merita il brevetto. L'esperto alla fine sostiene di sì, perché appare evidente come Newman abbia costruito e testato un prototipo di sua invenzione in cui l'energia prodotta supera l'energia esterna impiegata. Tuttavia l'inventore non ottiene il suo brevetto perché il tribunale si rifiuta di decidere, evitando di accettare o respingere le conclusioni dell'esperto. Non accettando le conclusioni di un esperto che essi stessi hanno nominato, hanno violato una legge federale. Era un ex commissario di brevetti. Ho pagato $11,000 per questo. Si è trattato di una farsa. Me ne hanno fatte passare di tutti i colori perché i poteri forti non vogliono che questa tecnologia venga diffusa. Nel 1986, su un rapporto dei repubblicani, si legge: sia l'ufficio brevetti sia il giudice Jackson non hanno riservato a Joseph Newman un trattamento equo. Il potere esecutivo e giudiziario hanno tradito questo cittadino americano e il Congresso deve intervenire. In seguito, 11 parlamentari presentano dei progetti di legge che garantirebbero a Newman il suo brevetto, ma vengono tutti bocciati in commissione da Robert Kastenmeier. In una lettera inviata a un cittadino, Kastenmeier scrive: dovrebbe sapere che i rappresentanti ufficiali del presidente Reagan hanno espresso la loro opposizione alle leggi relative al signor Newman. Dunque, a meno che il presidente non cambi idea, una legge in materia è improbabile. Per John Newman, il contenuto di questa lettera, oltre ad altre circostanze che riguardano la sua battaglia per il brevetto, è una prova schiacciante. Ritiene che dimostri un complotto che coinvolge persino la Casa Bianca, che secondo lui avrebbe agito su indicazione delle compagnie petrolifere. Il primo ad esplorare qualsiasi nuovo campo di solito incontra molta più resistenza rispetto a chi lo segue. Di sicuro non gli hanno fatto alcun favore, perché combatte da decenni tra test e aule di tribunale. E finora non ha ottenuto alcuna protezione per la sua invenzione. Lui è soltanto un esempio, la punta dell'iceberg. E ci sono centinaia di persone che ricevono lo stesso identico trattamento. Gli Stati Uniti diventeranno una provincia di un nuovo ordine mondiale? Più di due secoli fa, i padri fondatori degli Stati Uniti si dimostrano dei grandi esperti di cospirazione. Questo perché essi stessi sono dei cospiratori che hanno complottato per liberarsi dal giogo della tirannia di Re Giorgio. Uomini come George Washington e Benjamin Franklin appartengono a una setta segreta chiamata massoneria. Ancora oggi un segno della loro eredità è rappresentato dal simbolo massone sul retro del biglietto da un dollaro e dal motto latino Novus Ordo Seclorum, che significa nuovo ordine mondiale. Ci sono molti gruppi, o anche nazioni, che considerano le cospirazioni come un motore della storia. Ritengono che il mondo sia guidato da oscure congreghe che operano dietro le quinte e che di fatto manovrano le leve del potere. I gruppi più aggressivi sono decisi a smascherare questi complotti e a distruggerli. È la paura di un nuovo ordine mondiale. Un ordine nel quale diversi gruppi di elite, politici e finanziari, instaurano un governo mondiale. Sentiamo parlare sempre di più oggigiorno di un nuovo ordine mondiale in relazione a un fenomeno reale, e cioè che le multinazionali e il governo americano sono ora molto attivi sulla scena internazionale. E questo suscita una reazione e la legittima preoccupazione di una parte del paese, che un tempo era isolazionista. We have a real chance at this new world order. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Le affermazioni di Bush su un nuovo ordine mondiale furono davvero stupide, perché attingevano alla visione della realtà della destra estrema, basata su queste elite che controllerebbero ogni cosa. I teorici della cospirazione iniziano ad avere paura di un nuovo ordine mondiale nel 1948, con la fondazione delle Nazioni Unite. Molti americani, esasperati dal prezzo pagato dal paese durante la guerra, non vogliono far parte di questo forum internazionale. Sin dall'inizio si diffonde un certo fraintendimento. Più che un posto in cui delegati da tutto il mondo convergono per parlare e discutere, molti temono che si tratti di un nuovo tipo di alleanza internazionale e temono che la sovranità americana sia in pericolo. Oggi, secondo l'estrema destra, l'America rischia di diventare una semplice provincia nel nuovo ordine mondiale. Ma le Nazioni Unite non sono l'unica organizzazione che temono. Il principale sostegno al nuovo ordine mondiale è un gruppo chiamato Bilderberg. È un'organizzazione segreta internazionale, di cui i Rockefeller, i Rothschild e Henry Kissinger sono la forza motrice. Sono un potente gruppo di individui che prende le sue decisioni al riparo da occhi indiscreti, decisioni che interessano la vita di ogni americano e di molti abitanti del pianeta. Per decenni, il giornalista Jim Tucker ha seguito le attività del gruppo Bilderberg, che, sostiene, ha iniziato i suoi incontri segreti nel 1953. Gli articoli di Tucker appaiono su Spotlight, il settimanale della lobby della libertà, di tendenza politica di destra. Molti degli articoli del giornale sono dedicati proprio al nuovo ordine mondiale. Spesso fanno riferimento alla sproporzionata influenza ebraica negli affari internazionali, una posizione non insolita tra i teorici della cospirazione del nuovo ordine mondiale. Un altro obiettivo di Spotlight è la commissione trilaterale. Vi appartengono non soltanto giganti della finanza come David Rockefeller, ma anche ex presidenti come Bill Clinton, Bush e Jimmy Carter. Il trilateralismo fa riferimento alla commissione trilaterale organizzata nel 1973 da David Rockefeller e da molti altri. In pratica ha a che fare con la gestione del mondo intero. La gestione dell'economia mondiale nell'interesse delle multinazionali e delle banche da parte delle principali potenze dell'epoca, vale a dire Stati Uniti, Canada, Europa occidentale e Giappone. Ci sono persone che trattano il mondo alla stregua della loro forza lavoro e il loro mercato. Si considerano liberi di prendere decisioni che influenzano la vita di migliaia, decine di migliaia, milioni di persone che condizionano molte nazioni. Ma quando un sondaggio nazionale su George Magazine rivela che il 74% degli americani crede che il governo sia coinvolto in cospirazioni, nel sistema c'è qualcosa che non va affatto per il giusto verso. Credo che nella visione del mondo degli americani stia diventando comune pensare che gli eventi che contano davvero si svolgano al di fuori della nostra portata, al di là della nostra comprensione. Quando la pensi così, pensi anche che partecipare ad una campagna elettorale, andare a votare, partecipare alla vita politica del tuo paese sia una cosa assolutamente stupida da fare, perché dentro la testa cova il pensiero che se inizi a fare davvero strada, allora i poteri occulti entreranno in gioco e tu perderai comunque. A volte senza nemmeno sapere che stai perdendo, a volte anche se stai pensando di vincere. Ma allora come bisogna comportarsi? Dobbiamo davvero abbandonare ogni speranza nel nostro sistema? Prima di lasciarci cadere in questo abisso, forse dobbiamo considerare l'approccio opposto. Non ci arrendiamo. Lavoriamo ancora più duramente per far funzionare il sistema. Spingiamo i nostri leader e i nostri media a fare il possibile per far emergere la verità, anche la più dolorosa. E anche se è stata una cospirazione o l'opera di killer solitari a uccidere i grandi leader degli anni 60, sono i loro ideali che dobbiamo portare avanti. Stop!
what your country can do for you and what you can do for your country. This is a generous and compassionate country. That's what I want this country to stand for. Not violence, not lawlessness, not disorder, but compassion and love and peace. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream.